Benvenuto nel mio studio. Oggi voglio mostrarti che cosa avviene qui dentro, ok? Abbiamo fatto tanti video in cantiere, ma la vera forza di quelle costruzioni è cosa avviene qui dentro. Come vedi, ci sono libri, computer, disegni appesi al muro. Oggi, appunto, voglio mostrarti come viene progettato un tetto della Lessinia. Un tetto della Lessinia è molto particolare perché ha due pendenze, perché nella storia nei fienili veniva fatto in due pendenze appunto perché la neve che si accumulava qui su questa falda doveva rimanere perché poi pian piano si scioglieva e l'acqua della neve veniva immagazzinata per la stagione estiva. Perciò ieri ho perso un'ora a progettare questa cosa in modo che possa durare per i prossimi 30-40 anni, come con materiali prestazionali che ci sono al giorno d'oggi, cioè con membrane fatte non solo per essere impermeabili all'acqua, ma per essere anche traspirabili al vapore e non solo. Poi sono anche membrane ignifughe, ad esempio qui abbiamo il pannello fotovoltaico oppure in caso di fulmini queste membrane non prendono fuoco perché appunto sono ignifughe. Perciò tutti questi concetti servono appunto per dare la garanzia al mio committente di realizzare un tetto perfetto ad opera d'arte in modo che poi non possa avere problemi. In questo semplice disegno, che poi riassume i concetti fatti dopo ore e ore di progettazione, abbiamo il concetto dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, perché qui abbiamo un isolamento. Abbiamo l'altro aspetto che è quello dell'impatto ambientale, perché qui utilizziamo, come nel 1874, in questa stalla, materiali naturali. Abbiamo il concetto strutturale, qui le strutture vengono progettate in modo che possono resistere ancora per 100 anni, okay? E poi abbiamo il concetto della durata e della anche manutenzione, perché il tetto, qui avendo un pannello fotovoltaico per dare l'autosufficienza energetica a questa casa, viene fatto dei pannelli fotovoltaici su questa falda. Perciò, come vedi, è un percorso progettuale complesso che non si risolve in poche ore, perché appunto in questi giorni di progettazione si decide poi la durata dell'edificio per anni. Perciò questa è una fase molto delicata che deve fare il progettista esecutivo. E qui all'interno dello studio abbiamo appunto figure dedicate a questa mansione, che è quella appunto di garantirti la durata della tua costruzione. Ti ricordo il sito internet edificiciparditalia.com per vedere gli aggiornamenti. Ciao!